Intanto do il buongiorno, lo ringrazio, è in collegamento da Piazza Montecitorio Alfonso Bonafede, parlamentare del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Bonafede. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. La vostra, insomma, mi pare di aver capito che è una bocciatura senza se e senza ma su tutta la linea delle cose proposte dal Premier. Anche volevo chiederle, a parte il capitolo pensionati, anche per quanto riguarda il tema del lavoro, del sussidio universale, delle iniziative, delle proposte, degli interventi fatti per i giovani. Noi vogliamo semplicemente riportare la politica alla serietà che richiede il momento politico che stiamo vivendo. Cioè, noi dobbiamo avere l'onestà intellettuale di dire che fino a questo momento Matteo Renzi non ha proposto esattamente nulla. Cioè, io non posso credere che i giornali, che le TV, che sulla rete siano tutti impegnati a parlare di un PowerPoint, di alcune slide mostrate nella formula venditore ambulanti al paese. Cioè, ma io credo che il paese che crede in una svolta si aspetta qualcos'altro. Allora, vediamo cosa ha fatto fino ad ora Matteo Renzi, cosa ha proposto. Quando si è candidato alle primarie, ha vinto le primarie, ha detto che aveva un programma che di lì a poco ci avrebbe mostrato. Assolutamente nulla, del Jobs Act non se ne sa assolutamente nulla nei dettagli. Poi sa, ogni provvedimento, noi abbiamo imparato qui dentro che un emendamento può fare la differenza. Quindi io, se da politico, parlamentare, portavoce dei cittadini, voglio analizzare una proposta altrui, devo poter conoscere, non dico i dettagli, ma quantomeno un'indicazione generale. Qui non si sa nulla. Dopodiché, dopo che ha vinto le primarie, ha continuato a fare campagna elettorale, dopo è venuto a fare il discorso sulla fiducia. Noi ci aspettavamo una risposta da parte, cioè ci aspettavamo lì qualche dettaglio in più che invece non è arrivato. Adesso ci aspettavamo tutti che questa conferenza stampa finalmente ci fosse un documento e invece continua a non esserci nulla. Noi cittadini dobbiamo dire in questo momento questa semplice cosa, che fino ad ora non c'è nulla. Se vogliamo un attimino entrare nella sostanza, vogliamo provarci? Tutte le cifre sono ballerine e dir poco, parliamo di 3 miliardi di euro che ci sarebbero, quelli di cui parla Cottarelli, dall'altra parte lui parla di 7 miliardi di euro. Continuo a parlare di date che cambiano. Ieri a Porto ho sentito che già i provvedimenti sui pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione slittano al 21 settembre. Guardi che non c'è niente di nuovo in tutto questo. Matteo Renzi, quando si è candidato sindaco a Firenze, città in cui io vivo, ha basato tutta la sua campagna elettorale sui 100 punti in 100 giorni che avrebbe realizzato. Erano ovviamente 100 punti, alcuni dei quali si realizzavano in 5 minuti, cioè il sindaco riceverà una volta a settimana. Cioè, allora, comunque, di questi 100 punti, dopo 100 giorni, ne aveva realizzati una cinquantina. Si è presentato e ha detto, vabbè, io sono uno di quei politici che sa dire quando non raggiunge l'obiettivo, adesso ci sarà tempo per realizzarli tutti. Senta, noi dobbiamo fede, smettere. Buona fede, se lo e ricorda, sì, scusi sì. Un attimo, se lo ricorda lei l'apriscatole, no? Quel famoso apriscatole, sì, che Grillo aveva, sì, detto, noi entreremo, apriremo il palazzo. Sì. Eccola, le volevo dire questo. Oggi Ezio Mauro su Repubblica, in un editoriale dal titolo Correre o morire, spiega un po' perché Renzi gioca sulla velocità del tempo ed è fondamentale questo elemento, altrimenti appunto correre o morire per quanto lo riguarda. Corre perché se si ferma è morto e dunque l'azzardo, correndo, deve anticipare la politica che vuole realizzare, permettere le resistenze parlamentari e amministrative della tecnostruttura davanti a un'opinione pubblica continuamente sollecitata da una scommessa di cambiamento in cui non credeva più di poter credere. E dice Ezio Mauro, c'è dunque una prova di forza in atto, dietro i sorrisi e le battute di una politica pop. Dopo meno di un mese Renzi si presenta come l'apriscatole possibile di un sistema bloccato.
Questa è la partita. Se vince Renzi apre un meccanismo che sembrava irriformabile. Se non funziona, il sistema arrugginisce e anche l'apriscatole diventa inservibile. Lo dovevate fare voi tutto questo, che ovviamente siete all'opposizione. Però, visto che viene citato proprio quello strumento che voi avevate così evocato, voi invece perché vi siete fatti sorpassare così da Renzi, che poi è l'altro elemento nuovo, no, di questa legislatura? Allora, non ci siamo fatti superare da nessuno. Matteo Renzi è dov'è semplicemente grazie a un gioco di palazzo tipico addirittura nemmeno della seconda, della prima Repubblica, che lui dichiarava di voler rottamare. Questo è sotto gli occhi di tutti, è un fatto oggettivo. Adesso lui dice di voler correre e corre però con velocità alternate. Per esempio, lui adesso vuole mettere soldi nella busta paga dei lavoratori e lo fa, guarda caso, immediatamente dopo la campagna, immediatamente dopo le elezioni alle europee, perché lui spera di continuare la sua campagna elettorale per legittimare la poltrona che occupa adesso, rispetto alla quale è evidente non è legittimato, è lì senza aver ricevuto però voto dei cittadini. La mia domanda, ormai, la mia domanda era su di voi, e drammaticamente lo sappiamo. La mia domanda era su di voi, perché campagna arrivo punto, forte arrivo sul finanziamento punto, ai partiti, per esempio. Poi Perfetto, arrivo al punto. Quando noi parlavamo di apriscatole, parlavamo di una forza politica che portava la voce dei cittadini dentro il Parlamento e svelava ai cittadini le reali dinamiche che la classe politica nascondeva invece ai cittadini. Quello che noi abbiamo fatto è stato proprio questo. Faccio un esempio su tutti: i 7 miliardi e mezzo di euro alle banche. Oggi è un argomento all'ordine del giorno delle discussioni tra i cittadini, soltanto perché lo ha imposto il Movimento 5 Stelle con la sua battaglia. Se non fosse per noi, oggi direbbero tutte che il decreto Del Rio ha abolito le province, cosa che non è vero, lo direbbe, come lo dice, anche Matteo Renzi. Se non fosse per noi, Matteo Renzi potrebbe andare a dire che, ogni tanto prova a dirlo, che sono stati aboliti i finanziamenti pubblici ai partiti, che era anche un suo cavallo di battaglia durante le primarie. Lui aveva sempre detto aboliremo il finanziamento pubblico ai partiti, cosa che invece non ha fatto e continua a non fare. È il primo provvedimento, anzi, che noi abbiamo subito individuato come la prima bugia di Matteo Renzi, è proprio questa. Quindi l'apriscatole, quello vero, è quello che porta fuori la verità, non è quello che porta fuori la propaganda. E mettiamoci d'accordo anche su un concetto principale: a me non interessa niente se lui in un mese ha fatto approvare la riforma elettorale, perché è la riforma elettorale peggiore della storia della Repubblica Italiana. Fermiamoci, cioè, qua, che adesso arriviamo anche alla riforma elettorale. Bonafede, fermiamoci un momento qua. Però vorrei ricordare una cosa: noi l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti lo abbiamo fatto, cioè, e tra l'altro voglio dire, ma dove, scusi? No, guardi, forse lei non era presente, comunque è difficile parlare con chi non accetta. Scusi, mai di venire, però, se è vero che i cittadini, però vorrei parlare, Bonafede, perché io non ti ho chiesto, posso chiedere solo una domanda, e poi solo una domanda, io la prego, faccia la prego di scusarmi, solo una domanda. Solo una domanda, se vuole specificare se è vero che i partiti smetteranno di prendere soldi dal 2017, guardi, poi li prenderanno rispondo, in un'altra, guardi, maniera, la ma nella per maniera avermi, in cui li prendono adesso, smettono di prenderli dal 2017. Vi aggiungo solo un elemento per tutti, soprattutto per chi è a casa, che Bonafede è in collegamento dall'esterno a Montecitorio, quindi c'è un margine di ritorno, e di se no poi rischiate di parlarvi. Chiedere prima della pubblicità a Bonafede, che poi ci deve salutare perché c'è un problema di treni che partono, poi però esce un grillino ed entra Dario Nardella da Firenze, un altro toscano per l'appunto, che invece è impegnato ancora in una riunione di giunta. Su questi due punti precisi, specifici, indicati dalla Saltamartini, che ci sono già,
che verranno dibattuti in aula, che riguardano la casa, alcuni provvedimenti per i giovani. Voi avete sempre detto: noi non facciamo alleanze, ma nel merito andiamo a vedere i provvedimenti e possiamo, come è accaduto, anche votarli. Quindi non è un problema così, diciamo, di essere per forza contro. Ecco, su questi due punti, secondo lei, per quello che ha sentito fin qui, ci potrebbe essere una convergenza, un vostro favore? Allora, su questi due punti io aspetto che arrivi qualche provvedimento. Le posso dire che da quelle che sono gli spot che sono arrivati, c'è una fascia di cittadini che rimane completamente estranea, cioè i disoccupati, le partite IVA. Noi avevamo pensato, abbiamo portato avanti come nostra priorità il reddito di cittadinanza, e dalle altre parti non abbiamo mai sentito nulla, né Matteo Renzi accenna sul punto, che è chiaro che andrebbe incontro a un problema di occupazione e in particolare l'occupazione giovanile. Comunque io su questo non posso che confermarle quello che correttamente ha detto lei, cioè che noi quando arriva un provvedimento lo analizziamo e ne valutiamo la fondatezza e la possibilità di votarlo. Quello che fino ad ora con Matteo Renzi non possiamo dire, per serietà nei confronti dei cittadini, perché non c'è assolutamente nulla, diciamolo ai cittadini. Io l'esponente del nuovo centrodestra, che tra l'altro si vanta di non prendere soldi a cui non ha diritto il nuovo centrodestra, perché non avendo partecipato come nuovo centrodestra alle ultime elezioni è chiaro che non prende il finanziamento pubblico, che è rimasto invece a Forza Italia, ma probabilmente ci saranno delle compensazioni quando torneranno insieme alle prossime elezioni, quando faranno l'alleanza. Comunque l'esponente del nuovo centrodestra parlava di giustizia, diceva i processi. Sulla giustizia, di cui io mi occupo, io sono vicepresidente della Commissione Giustizia alla Camera, non è ancora arrivato nulla. Matteo Renzi nei vari discorsi e nelle varie slide continua a dire. Ma quando sì, mai? Scusi, sulla giustizia giustizia Matteo Renzi ha detto semplicemente che va cambiata. Bella novità. Ha detto noi non abbiamo Vanno velocizzati i processi. Non erano quei processi, i processi, diciamo, burocratici, okay. I processi che devono sbloccare alcune tecnocrazie, perfetto, diciamo così, mi scusa, era allora, riferito in quel senso. Allora Bonafede, non è scusa, che per caso può prendere il treno successivo così rimane con noi? Così io do la pubblicità e poi lei io, rimane un po' se con mi noi. Fa fare il primo intervento dopo la pubblicità, se mi fa fare, se le chiedo la cortesia di farmi fare il primo intervento dopo la pubblicità. Siamo qui per te. Io lo faccio fare solamente se è brevissimo, andare, se no poi non parla più nessuno, quindi dobbiamo fare questa contrattazione, facciamo così. Prometto. Il patto davanti agli italiani, prometto. Buona fede. Va prometto. Bene, pubblicità. Miracolo. Collegamento con Dario Nardella, che forse non è ancora ultimato. Minzolini si chiedeva se era già sindaco, poi glielo chiediamo a Nardella. Bonafede, come promesso, velocemente la conclusione dell'intervento. La conclusione dell'intervento è questa: noi, avevo già fatto cenno prima, noi abbiamo la legge elettorale peggiore della storia della Repubblica. Oh. Abbiamo parlato, ditemi se mi sono sbagliato, abbiamo parlato per anni di Porcellum, perché toglieva il diritto di voto ai cittadini, e ora è stato confermato, i cittadini ancora non hanno il diritto di voto. Ci sono dei premi di maggioranza che consentono a una forza politica che potrebbe aver ottenuto il 20% di andare al governo con più del 50% dei seggi. Siamo alla follia pura. E siamo in una situazione in cui è chiaro l'intento di voler escludere il Movimento 5 Stelle, ma non ce la faranno, perché i cittadini continueranno a sostenerci e a darci il loro voto. Ma a prescindere da questo, a prescindere dal Movimento 5 Stelle, la legge elettorale che è stata approvata alla Camera è totalmente
folle, però tutti sono contenti perché è stata fatta in 3 settimane, ma chi se ne frega, io vorrei che in Italia venissero fatte le cose bene, anche in maniera veloce, è chiaro, si può dialogare, si può parlare, ma qui vengono saltati tutti i passaggi parlamentari. E un'ultima cosa, per tanto tempo Matteo Renzi ha parlato di tagli dei costi della politica, ieri a Porta ha finalmente confermato che lui non intende abbassare gli stipendi dei parlamentari, perché comunque i parlamentari devono essere pagati bene. Ennesima novità, ennesimo cambio di direzione da parte di Matteo Renzi ed ennesima bugia di Matteo Renzi rispetto a quello che aveva detto, perché in campagna elettorale aveva detto esattamente l'opposto. Noi continuiamo a tagliarci lo stipendio e a restituire milioni di euro che erano già nei nostri conti correnti. Allora, buona fede, grazie. Queste cose vanno dette, perché i cittadini sappiano che è necessario giudicare sui fatti e non sulle parole. Allora, da un toscano da Piazza Montecitorio a un toscano